L'ultima, anche la cucuta. Oggi stiamo a secco. Spero solo che non scenda il vicino con la pala a spaccarmi la faccia. Io non ho mai capito una cosa. Io sono sveglio di mattina presto o di sera tardi? Ah già, cavolo, nei prossimi giorni esce anche la tavola Yuja. Non perdetela. Sto per fare una cosa che non dovrei fare. Sono le 2:45. Siamo stati tutto il giorno fuori per registrare il video per il canale dei Mates, che tra l'altro non è ancora finito. Questo è un piccolo spoiler dal quale non capirete niente. E adesso è giunta l'ora di registrare Clash Royale. Vi giuro che non urlerò e parlerò il più piano possibile. Bene ragazzi, questo è Epni e bentornati in questo nuovissimo appuntamento della serie di Clash Royale. Guardate un po' chi c'è qui davanti a me, là fuori. Legge. E starete pensando, l'hai trovata in un baule? Cucaz! Ancora no, ma probabilmente se avremo un po' di fortuna potremo trovarla oggi. Tanto tempo fa facevo le sfide dove aprendo 8 bauli andavo a crearmi un mazzo insieme a delle persone che non erano capaci a giocare a Clash Royale, tipo mia nonna, mia mamma, i miei amici. Ecco, oggi farò il draft da solo, con la speranza di trovare la fuorilegge ovviamente, con 8 bauli magici. Abbiamo anche la principessa del negozio, quindi se ci va male poi me la shoppo. E volevo anche farvi vedere che sono salito di coppe, sono a 4120. Con tutta calma iniziamo con il chest opening draft. Primo baule magico, gang di goblin che comunque è interessante, i barbarozzi, spiriti del ghiaccio, non ci ha dato ancora abbastanza comuni, che significa che per questo primo baule ci dobbiamo accontentare della specchio. Fra tutte ste carte ne devo scegliere semplicemente una da buttare all'interno del nostro nuovissimo mazzo. In attesa di un tank un pochino più potente io direi di prendere il cerbottaniere, vai, che comunque per quanto riguarda i danni sa il fatto suo, quindi lo mettiamo laggiù nel primo slot. Secondo baule magico, intanto l'oro che si accumula piano piano. Abbiamo degli arcieri, gli scheletri, le frecce, mega sgherro gigante, sfera infuocata e la epica è una guardia. Baule non molto fortunato in fatto di leggendari e carte abbondanti, però abbiamo il gigante royal, che vi ricordo essere una carta sbilanciata e fin troppo forte. E visto che il gioco ci ha appena fornito il nostro tank, direi di prendere la palla al balzo e infilarla nel secondo slot. L'ultima, anche la cucuta. Terzo baule, procediamo. 3 Tesla, ma cos'è sta poverata? Dai, vi prego, datemi sterare che voglio trovare la leggendaria. Cucaz, cos'è che abbiamo? La clonazione. Beh, qui è tosta perché o prendo le frecce o prendo la fornace. Anche se pensandoci bene, caspita, il mega sgherro potrebbe essere molto forte. Vada comunque per la fornace, così una struttura ce l'abbiamo e stiamo tranquilli. Quarto baule, dopo di questo saremo a metà del nostro draft. Spero di trovare almeno una leggendaria in tutto questo, vero? Perché una leggendaria me la darete, brutti infami, maledetti che non siate altro. Barile di goblin, wow, questa potrebbe essere la tech del mazzo che ci fa vincere, anche perché non è che ci sia così tanta scelta. Sì, va bene, c'è il moschettiere, però vuoi mettere col barile? Io prendo il barile. Sì, sì, mi fido troppo di lui e poi è devastante. Per adesso il mazzo è composto da queste 4 carte, adesso dobbiamo semplicemente modificare queste altre 4. Della leggendaria purtroppo neanche l'ombra, non so che dirvi. Questi bauli sono decisamente tirchi, devo essere sincero, considerando che mi danno sempre pochissime carte comuni e questo mi impedisce di trovare le epiche nella penultima carta e quindi non troveremo mai la leggendaria. Qui la scelta potrebbe essere difficile, o prendo lo stregone o prendo la gang di goblin, ma secondo me lo stregone potrebbe aiutarci molto di più in tante situazioni. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non far costare troppo il mazzo, altrimenti siamo fregati. Dai, col sesto baule mi serve una scarica o qualcosa del genere, una carta che interviene all'interno della partita, che non siano gli spiriti del fuoco, queste cagate assurde. Oh mio Dio, non andremo da nessuna parte. Prendo la gang solo perché la gang non si infama. Ci sono troppi goblin. Penultimo baule, con la speranza che la speranza sia l'ultima a morire, per l'appunto. E dammi sta leggendaria, che ti costa? Ho già visto che probabilmente prenderò le frecce in questo draft, anzi quasi sicuramente, considerando che non ho carte che mi possano salvare il culo. Venite a me, care freccettine, potrei anche potenziarvi, ma 50.000 sono un botto di soldi. È giunto l'ultimo baule, mi sono solamente reso conto adesso che le epiche sono 4 da trovare, il che significa che è ancora più difficile come cosa. La razzo, le tesla, la lapide, bombarolo
in abbondanza, fornace e col cavolo che ci danno la leggendaria. Oggi stiamo a secco. Però senti, io ho una carta che ti dà la soluzione finale, tipo la razzo, la voglio. Questo è il nostro mazzo, mi spiegate come faccio a vincere? Apriamo il baule omaggio, così a muzzo, apriamo anche questo di d'argento. E prepariamoci a perdere un po' di corone. Ovviamente a quest'ora chi è che non vuoi beccare se non i giapponesi? Gigantozzo Royale che parte da lontano, lontano, lontano. Interessante il fatto che il cerbottaniere probabilmente possa targettare da quest'altra parte del fiume. Vediamo un attimo se funziona sta cosa. Spero tanto di sì. Benissimo così. Vai, vai, vai. Ammazza l'arciere, ammazza quello e ora piazzo lo stregone. In caso lui mettesse boh, tipo degli sgherri o scheletri o qualcosa del genere. Intanto vorrei farvi notare che la sua fulmine ha polverizzato il mio esercito completamente. Ma ora parte il contrattacco. La gang di goblin con altri goblin di supporto. Portiamo via tutto, raga. Oh mio Dio. Guardate la torre quanto uscite di vita. E la madonna, no, è impossibile. Cioè, una torre di là a 1300, la torre di qua è a 1100 di vita. Wow. Devo dire che non è andata affatto male. E nonostante siano le 3 di notte, i miei riflessi sono abbastanza pronti. Spero solo che non scenda il vicino con la pala a spaccarmi la faccia. La fornace la mettiamo da quell'altro lato per il semplice motivo che non mi piace quell'aggeggino lì. E oi, oi, va fermato quella cosa degli sgherri maledetti, morite. We are in the shit, raga. We are in the very, very shit. Ammazza quel coso, ti prego, poi. Esplodili, ti prego, ti prego, ti prego. A sinistra stiamo facendo un casino di danno. Spero che sto mago riesca a dare un altro colpo. Sì, torre presa. Ragazzi, adesso concentrazione, eh. Gigante royale in base e fiondiamo subito il barile dietro. Sì, sì, metti la tua cagatina lì e noi spacchiamo tutto tanto. Guarda come accoltellano. Torre giù. Quel coso come lo fermo? Non lo so. Tiro la razzo così a cani scazzo. Meno male che l'ho messa nel mazzo, così almeno ammazzo il Megasgher. No, però ci sono gli scheletrini che stanno facendo un danno atroce. Vuoi fare il tosto? Beccati due giganti royali in base, stronzo. Vuoi fottere con la gang? Ma la gang non se fa. Beccati ste tre corone, beccati. Cose a caso. Siamo già a metà dell'opera. Il baule della corona è pronto per essere preso. Apriamo qua, che tanto non c'è stava niente. Ok. Il mazzo sembrerebbe carburare. Stavolta niente gigante royale allo start. Quindi mettiamo la fornace. E io lo odio il mastino. Facciamo così, mettiamo il goblin cerbottaniere un po' più indietro, in modo tale che la valchiria possa esplodere tranquillamente. Mettiamo lo stregone a sinistra. E no, però così. Così non ci siamo. Non ci siamo per niente. Non andiamo affatto d'accordo. E ho bisogno. Oh, non morire, non morire, non morire. Meno male. Esplodi, esplodi. Schifoso. Bene, ci siamo difesi alla grande. Se questo caspita di coso si riuscisse a piazzare davanti, no, non ce l'ho fatta. Va bene, il nostro avversario ha comandato l'attacco. Adesso lo faremo noi. Gigante Royale prende la torre di destra con l'aggro. Goblinini si fiondano sotto. Danno un altro botto così. Oddio, oh mio Dio, quanto l'hanno quasi shottata. Qui serve il cerbottaniere. E per quanto adesso ce l'abbiamo abbastanza al culo la situazione, perché ci sono quegli sgherri e quelli sgherri che fanno male. Ci siamo difesi da Dio. È un po' tardi le frecce, bello. Cerchiamo di stallare semplicemente la parte. Il mastino va di là, vuol dire che la fornace la metto stavolta di qua. Tanto lì più o meno mi basta un gigante royale con la torre appresa. Guardate, gigante royale e sicuramente arriveranno... Eccoci all'acqua, eccoci. No, non dovevo buttare, ho sbagliato. Non avrei dovuto buttare i goblinini, non c'era neanche il bisogno. Spero solo che... Eccoci, no, non sta andando per niente bene adesso. Razzo, salvami tu, questa è l'unica possibilità. Oddio, che roba! Va bene, va benissimo ragazzi. Di nuovo, questo riparte col mastino. Oh, non lo ferma nessuno, ragazzi, allucinante. Probabilmente perdo quella torre, ma chi se ne frega, perché con la razzo dovrei riuscire a prendere la sua in realtà. 123 di vita, questo quanto fa la torre? 118, no, non ci credo. Ragazzi, 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 ragazzi. Oh mio Dio. C'era il drago infernale che stava per polverizzarmi la mia vita. Del tutto proprio. Uccidete. Sì. Che culo abbiamo avuto. Per un secondo ho pensato che avremmo perso. Cioè, probabilmente tipo 3 secondi di drago infernale in più sarebbe morto. E siamo a 2 vittorie. Con 2 corone. Quindi con la prossima probabilmente varchiamo il muro delle 4200 coppe. Ma soprattutto arriviamo al baule della corona. Vi ricordo, scusatemi se parlo piano, ma è davvero molto tardi. Infatti, come vedete, c'è solo il popolo del Giappone contro Stepney. Quei 3 esploderanno così, mamma mia. La torre illegale, sì, piagni, piagni, bello mio. Ora facciamo così, stregone, goblinini dietro e quello là. Vediamo cosa succede. Ti prego, colpisci la torre. No, non ce l'ha fatta, male, malissimo. Ho bisogno della fornace a tutti i costi. Meno male ha tirato la troncola. Qui abbiamo preso un bel po' di danni gratuiti, purtroppo, ma c'era poco da fare. Spero solo che questi qui riescano ad arrivare in base. Quello come cazzo l'ha messo? Con lo specchio normale? Beh, diciamo che siamo partiti fin troppo aggressivi. Avrei dovuto giocare un pochino
più stealth. Ora non dovrebbe avere il moschettiere, che significa che se quello glielo butto in base, buono, fireball per difendersi, un colpo lo diamo. È tempo di gigante cerbottaniere. La torre lì purtroppo la salutiamo, ma d'altronde ci sta. Vediamo cosa riescono a combinare insieme sti due pasticcioni. Vai, bravissimo. Quello rimane dietro, il gigante intanto spacca la torre. Scheletrini da dietro, non me li aspettavo. L'importante è portare la torre almeno a 600 di vita, non ce l'abbiamo fatta. Eccolo là. Cazzo. We got a problem. Devo riuscire a tirare giù quella torre adesso, in questo momento. 500, ok, con un razzo va giù. Dragone difendi, la gang di goblin deve aspettare che il tronco cada e non so quanto ci metterà in realtà. Non so se questo barile sarà sufficiente, ve lo dico proprio sinceramente. Spero veramente di sì, lo spero con tutto il cuore. Non lo è stato. Allora, calmi. La razzo va tirata laggiù in fondo. Mettiamo una fornace qua davanti. Ammazzate il minatore, vi prego. Abbiamo perso, raga. E vabbè. Ci sta, una su tre. Peccato per le coppe. Però il baule della corona è preso. Solo l'altra volta ci ho trovato una leggendaria, quindi lo vedo un po' improbabile stavolta, anche perché ci ha già dato le gemme. Vabbè, goblin, stregone che quasi posso potenziarlo, gigante royale e mongolfiera. Cari amici, io direi che per oggi questo video termina qua. Sono le 3:30 del mattino. Vi prometto che nei prossimi giorni faremo la sfida, quella con due persone contro altre due che l'hanno sbloccata oggi. Cercheremo la nuova leggendaria con l'incesto opening di bauli super magici. E adesso, prima di andare a letto, devo editare questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se questo è stato, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Qua da Stepney e la tarda mattina è tutto. Io non ho mai capito una cosa. Io sono sveglio di mattina presto o di sera tardi? Non lo so. Scrivetemelo nei commenti, toglietemi questo dubbio. Buonanotte, volevo dire buona giornata, raga. Buon fine settimana.